zu. Thank you.
sì, dai, siamo qua, stiamo sviluppando bene la moto, quello che è l'obiettivo nostro, insomma, per specialmente anche per l'anno prossimo, che siano pronti, insomma, a essere lì davanti subito. I piloti, poi io, insomma, avevo il desiderio di fare qualche gara quest'anno. Ovviamente Arnhem non è una delle più semplici, anche perché è una delle più toste sicuramente dopo l'Hommel a livello fisico, quindi non è stata facile la scelta, però comunque eravamo qui e stiamo stando sulla sabbia, è giusto che, diciamo, che il timing c'era, ecco. Ovviamente vedremo come va. Sì, Arnhem è tosta a livello fisico, ma anche per la moto una metà dura prova. Avete scelto forse la pista non più semplice. Sì, sì, anche quello sicuramente è una pista che, diciamo, mette molto a dura prova la moto, sia a livello di motore anche di ciclistica. E quindi vedremo, dai, ovviamente come ho detto non ci sono aspettative gigantesche per me, soltanto di stare lì davanti se possibile, diciamo nei primi 10, questo è l'obiettivo, anche perché dopo tanti anni, insomma, che siamo fuori non è facile, poi specialmente i primi quest'anno, i primi 4 vanno veramente forte, quindi l'obiettivo è stare lì nei 10 e cercare di finire tutte le manche e portare anche dei dati, insomma, importanti per gli altri. Sì, sei stato qua circa 3 settimane in Belgio a sistemare un po' la moto e tutto, avete fatto gli step notevoli. Sì, sì, abbiamo fatto dal primo giorno dei grossi step, ovviamente 3 settimane, insomma, per preparare una gara di mondiale non sono sicuramente quello, diciamo, che serve fare, però ovviamente il nostro obiettivo è quello di sviluppare, di stare davanti, in sicurezza ovviamente, senza fare troppi rischi e stare lì davanti. Sappiamo che il ritmo davanti è altissimo e noi siamo lì per stare, come ho detto, nei 10, questo è l'obiettivo principale. Bene, allora ci vediamo ad Arnhem, grazie mille. Ciao.